da tradire c'era meno. Ecco. Perché in Germania c'era da tradire una Costituzione democratica nata nel 1919 da un'assemblea costituente. In Italia c'era da tradire lo Statuto Albertino, che non era democratico, era a stento liberale nella sua formulazione letterale. Poi la Costituzione italiana si era lentamente evoluta in direzione parlamentare. Lo Statuto Albertino non prevedeva nemmeno la fiducia al governo, la fiducia parlamentare al governo, non prevedeva nemmeno il gabinetto, la figura del Presidente del Consiglio dei Ministri non la prevedeva neanche come figura costituzionale. In teoria ogni ministro era singolarmente nominato dal re, in teoria. Poi fin da subito prese una direzione un po' diversa, parlamentare sì, democratica no, fino al 1912. Poi nel 12 c'è l'apertura ai cattolici, al patto Gentiloni. Poi c'è nel 15 la grande democratizzazione, che è la guerra, che è una democratizzazione preterintenzionale, però reale. Cioè tu non puoi prendere 8-10 milioni di persone e mandarle al fronte e poi pretendere che tornino a casa come prima. No. No. Da una mobilitazione del genere a una mobilitazione del genere devi dare poi un seguito, una risposta. Prima risposta, passaggio al sistema elettorale proporzionale, elezioni 1919, situazione tedesca, cioè un Parlamento sostanzialmente incapace di produrre governi, per cui c'è una palude, chiamiamola liberale, molto divisa al proprio interno, i cattolici di Don Sturzo, socialisti a loro volta divisi in tutti i modi possibili, e per le strade c'è, insomma, c'è il Partito Socialista, che in buona parte, non in tutte le sue componenti, ma in molte delle sue componenti, si rifiuta di collaborare con l'istituzione, vuole fare come in Russia. Poi l'ala estrema di quelli che vogliono fare come in Russia esce, fonda il Partito Comunista, gennaio 21, ma anche gli altri non vogliono collaborare, non vogliono collaborare. A quel punto c'è una guerra civile di 4 anni, i primi 2 vincono i socialisti, gli ultimi 2 vincono i fascisti. Poi c'è la marcia su Roma, che non è un colpo di Stato, che non è una rivoluzione, anche se il fascismo dopo l'ha voluta far passare per una rivoluzione. Il fascismo è stato una rivoluzione, ma non perché ha fatto la marcia su Roma. Ecco. La marcia su Roma poteva essere dispersa a fucilate in mezz'ora, con l'istituto giuridico dello stato d'assedio, c'era già il decreto pronto che il re non ha firmato. Ecco. Perché? Perché il re la sapeva lunga e la sapeva cortissima. La sapeva lunga, cioè sapeva che disperdere la marcia su Roma era facile, ma l'Italia non era più in grado, i partiti tradizionali non erano più in grado di fornire governabilità, che i problemi dell'Italia erano irrisolti, e che i nuovi partiti non volevano collaborare, perché i cattolici erano riottosi e i socialisti erano ostili. E allora per salvare che cosa? Il re non ha fatto niente di illegale, ha dato la presidenza del Consiglio a un signore che è riuscito a prendersi la maggioranza in Parlamento. Tradendo che cosa? Non una Costituzione democratica, che non c'era, una Costituzione formale democratica che non c'era.
tradendo la trasformazione democratica della Costituzione, che era in atto e che si era inceppata e che non nessuno ha voluto provare a smuovere. Si era inceppata e senza perdere troppo tempo hanno detto: bene, si è inceppata, adesso facciamo la solita operazione, cioè prendiamo il capo degli inceppatori che noi abbiamo aiutato ad inceppare, perché i fascisti nella seconda metà, cioè nel secondo biennio, il 21 e il 22, facevano la guerra civile impuniti, perché i carabinieri non intervenivano. Prendiamo il capo degli inceppatori, gli diamo la presidenza del Consiglio dei Ministri, gli mettiamo intorno un governo di coalizione e vedrai che sta tranquillo. Mussolini non era Hitler, però aveva dei seguaci nelle posizioni di responsabilità, e voi qui a Ferrara ne avevate uno, dei seguaci molto più criminali di lui, o comunque la cui criminalità sono riusciti a imporre a lui, che non si è rifiutato di accettarlo, per cui quando ha detto chi mi libera di quest'uomo ha trovato uno che l'ha liberato di quest'uomo, Matteotti, e quando stava per morire come governo sotto il peso dello sdegno di tutti, i gerarchi sono andati a Roma e hanno detto: caro mio Benito, tu adesso vai avanti, non ti dimetti, non ti togli la vita, fai il bravo ragazzo, sei entrato in una guerra civile, adesso ne vieni fuori da vincitore. E nessuno, e non ha trovato nessuno che gli dicesse no, non c'era un'alternativa, quelli facevano l'Aventino, cioè ogni errore possibile è stato fatto, e comunque il re stava a guardare, il re stava a guardare. E stare a guardare in quella circostanza voleva dire assentire. E così finalmente, gennaio 25, nasce la dittatura e si capisce che cosa è stato il tradimento del re. E Mussolini non ha tradito proprio niente, ha fatto il suo mestiere. È il re che ha tradito una legittimità, anche se formalmente non ha tradito nulla. Di fatto ha tradito una legittimità, cioè ha tolto la possibilità alla situazione politica italiana di svilupparsi nel senso democratico che era stato intrapreso secondo necessità dopo la prima guerra mondiale, un po' prima della prima guerra mondiale, soprattutto molto dopo la prima guerra mondiale, inceppato e, cioè, detto in un altro modo, ha consegnato le masse al fascismo, che non era una dittatura di tipo antico, cioè contro le masse, era una dittatura attraverso le masse. Non a caso Togliatti lo definisce, no? Regime reazionario di massa della parte più retriva del capitale, poi di tutta la parte del capitale sostanzialmente. Lì c'è stato un tradimento di una possibilità di sviluppo per salvare sostanzialmente la dinastia, per salvare la dinastia. Però non c'è stato nessun, come dire, passo falso sotto il profilo formale. La legalità statutaria è stata rispettata. Non c'era nessun obbligo di dare, di far sì che la legge elettorale fosse meno distorsiva di quello che fu la legge Acerbo con cui furono celebrate le elezioni del 24. Non ci fu elezioni in cui i fascisti e i liberali andarono uniti, e c'è stata proprio l'idea che lo si poteva neutralizzare, era un salutare ritorno all'ordine, senza nessuna dittatura, così. Anche come dire, l'idea che si può andare verso una stabilizzazione autoritaria, ma non particolarmente
criminale non particolarmente pericolosa. Invece, tant'è vero che poi il 25 luglio il re gli toglie la fiducia. Ricordate, sotto il profilo formale non c'era bisogno della fiducia del Parlamento. Nello Statuto Albertino il presidente del Consiglio dei Ministri non ha bisogno della fiducia, proprio gliela dà l'incarico, glielo dà il re e glielo toglie il re. Infatti gli toglie l'incarico, cioè tutto perfetto. Nel frattempo non c'era più il Parlamento, perché si chiamava Camera dei Fasci e delle Corporazioni, però formalmente c'era un'entità elettiva, c'era un re che aveva dato nel 22 un incarico e che nel 43 lo toglie. Nel frattempo si è digerito, senza fare una piega, le leggi razziali, le ha controfirmate il re, come tutte le leggi fatte dal fascismo le ha controfirmate il re. Lì avrebbe potuto dire: queste leggi violano il principio di uguaglianza, che sia pure stentatamente nello Statuto Albertino scritto. Ecco, quello forse è stato l'unico tradimento formale, però voglio dire, il tradimento sostanziale era avvenuto molto prima, era grazie al tradimento sostanziale che poi quell'eventuale tradimento formale è stato